Adesso non è un buon momento, House. Non per il direttore sanitario, invece è perfetto se sei un membro del mio team. Quale sei tu? La gastroscopia che dice? Niente segni di ulcere né stenosi. C'è una lacerazione appena sotto l'esofago. E questo spiega l'emorragia. Ma non perché ha vomitato così forte da lacerarsi l'interiore. Gli enzimi epatici sono un po' alti. I calcoli alla cistifelle. Non ha dolori, però. Sì, ma la steatosi epatica può far salire i livelli di GOT e GPT. Stai dando del grasso al suo fegato? Date al paziente le statine e fate una biopsia per confermare. Estendetelo, mi dicono che è agitato. Non c'è bisogno. Per confermare il fegato grasso c'è l'ecografia. Era una pura osservazione. Benissimo. Ora, come membro del mio team, puoi fare le osservazioni altrettanto utili che il cielo è blu, che porto i pantaloni e che ignoro la tua prima osservazione. Certo. Aspetta. Lo sapevo. Tu vuoi demolire la mia sicurezza. Se volessi farlo, ti direi quanto ti odiano le infermiere. Vuoi che io mi definisca come tuo subordinato, impedendomi di intervenire anche se fa pienamente parte delle mie mansioni? Come adesso. Non c'entra la diagnostica, ma cosa è più sicuro per il paziente? Fai l'ecografia. Ecografia sia. E le infermiere ti amano. Lo sapevo che House vi avrebbe detto di ignorarmi e di non fare l'ecografia. E che questo è un ecografo, lo sapevi? Che tu userai per fare una biopsia ecoguidata. Scommetto che c'è il kit nascosto qui sotto. La Caddy Nera sprecherà il pomeriggio a dare la caccia alle teorie cospiratrici. Sta entrando nella sua testa. Può fare molti danni lì dentro. Dottor Chase, ha ricominciato a vomitare. Per questo abbiamo interrotto gli antiemetici.